Signore e signori, vi do il benvenuto ufficialmente nella nuova carriera di FIFA 17. Ci abbiamo messo un po' ad iniziare, regolarmente come al solito mio sto sempre in ritardo, infatti questo episodio doveva uscire ieri ma sta uscendo oggi. Però comunque io spero che vi possa piacere lo stesso, non sono in ritardo perché comunque non mi andava di portarvelo, ma semplicemente perché ho avuto i classici problemi di editing, di registrazione e tutto quanto. Infatti volevo avvisarvi che ho avuto soprattutto dei problemi di audio, quindi ogni tanto sentire dell'audio del Blue Yeti, ogni tanto l'audio della telecamera che fa un po' cagare, però vabbè. Inoltre volevo dirvi che questo weekend, ovvero dal 14 al 16, quindi buttiamoci dentro anche venerdì, mi troverete al Games Week di Milano. In tanti me l'avete chiesto, io vi avevo dato la quasi ufficialità che arriva in questo momento e quindi ci sarò in fiera venerdì pomeriggio, sabato tutta la giornata e domenica tutta la giornata. Quindi ci vediamo lì, intanto godetevi questo episodio. In questa settimana comunque dovrebbero uscirne diversi di episodi, magari già se riesco a far uscire 3 episodi è tanto, cioè per quelli che sono i miei standard. Però comunque, voi supportate sta serie, spaccate il like, alla Tatino, bella. Ah, sembrerebbe tutto pronto. E allora, dato che siamo in Premier, come on! Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con il primo episodio della nuova carriera su FIFA 17, dalla Roma all'Leicester, dalla Serie A alla Premier League, da Aubameyang e Ronaldo a Vardy e Mahrez. Insomma c'è veramente tanta novità perché comunque siamo su titolo nuovo, siamo in una nuova serie. Io spero che tutti abbiate visto il video di ieri, o almeno che tutte le persone che lo stiano guardando in questo momento abbiano visto il video di ieri, perché ci tengo, perché come vi ho detto in quel video ho bisogno del massimo supporto, della massima fiducia da parte vostra, perché ho tanta voglia anche quest'anno di togliermi tante soddisfazioni assieme a voi. E quindi Leicester City, Inghilterra, Premier League, queste sono le aspettative della dirigenza e quindi un successo normale in patria, e quindi immagino un campionato tranquillo, un successo normale anche in Europa. Giocheremo la Champions, ricordo, perché ovviamente come sappiamo un po' tutti il Leicester di Claudio Ranieri ha vinto la Premier League nello scorso campionato, e poi ovviamente tutto il resto delle statistiche che vediamo qui. E quindi signori, senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo a spingere il tasto più importante, quello che avvia questa serie, quindi la X, e si parte. Sto bene così. Questi sono tutti i gironi della nostra Champions League, di quella nostra che ovviamente parteciperemo. Intanto salutiamo anche Snoopy sullo sfondo, come al solito è sempre molta compagnia. E quindi gironi diciamo simili alla realtà, a parte degli incastri che ho dovuto fare, perché come vedete ad esempio c'è la Roma e non ci sono squadre che invece dovrebbero esserci. Penso ad esempio alla Dinamo Zagabria, sostituita nel gruppo della Juve dallo Young Boys. Però ovviamente noi pensiamo al nostro di girone, quindi il gruppo H, Leicester, Porto, Club Brugge e Copenaghen. E quindi è tutto pronto, noi confermiamo i gironi, ovviamente qui tutte le impostazioni sono le nostre solite, quindi leggenda 6 minuti, euro, rose e scarica più recenti, lo stadio il King Power Stadium di Leicester, avanti. E allora si comincia. Ovviamente come ogni anno siamo invitati, dallo scorso anno siamo invitati ai vari tornei precampionato, tornei estivi. Allora andiamo a controllare quello più interessante. Sono qui dal punto di vista del budget e forse anche dalle squadre che partecipano. Adesso siamo ufficialmente nel menu della carriera. Nuovo menu che voi ovviamente non è una novità, avrete già sicuramente visto, perché non sono il primo a portare la carriera su FIFA 17. Comunque, allora, è personalmente la mia prima carriera quest'anno e quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le novità, anche se ovviamente poi me le controllerò io tranquillamente. Qui noi pensiamo alle cose interessanti da fare per la nostra carriera. E quindi andiamo subito a parlare di una novità importante di quest'anno, perché assieme a P-Quadro abbiamo deciso di coinvolgerci a vicenda nelle nostre carriere. E quindi io vi lascio subito, e quindi di darci vari obiettivi. Il mio lo potrete trovare sul suo canale e sul video che vi lascio qui sotto in descrizione. Il suo, beh, ve lo lascio adesso. Bella a tutti ragazzi, oggi sono qui per la prima volta nel primo episodio della carriera allenatore con il Leicester di Federico, perché il buon Federico ha aderito al mio progetto della carriera allenatore challenge e quindi sono qui per dargli un obiettivo, il primo obiettivo di questa carriera.
Allora, mio caro Federico, so quanto sei dispiaciuto per quanto riguarda il trasferimento di Kanté, perché Kanté se n'è andato al Chelsea dall'Leicester. C'è una grande mancanza lì a centrocampo, so quanto era, cioè, quanto era indispensabile per te il buon Kanté. Quindi il mio primo obiettivo per la tua carriera è: cerca assolutamente l'erede di Kanté per migliorare il tuo centrocampo. Sarà dura trovare un erede equivalente a lui, però sono sicuro che le tue ricerche andranno a buon fine. Ragazzi, non voglio rubare altro tempo alla carriera di Federico, vi voglio dire che se siete curiosi di scoprire l'obiettivo che ha scelto lui per la mia carriera, che è la carriera con l'Inter, io vi invito a iscrivervi al mio canale, trovate il link qui sotto in descrizione. Le carriere allenatore, queste carriere allenatore challenge con gli obiettivi, sono dei crossover, sono tutte unite tra di loro e quindi vi consiglio di seguirle tutte. Grazie mille, buona visione con Federico! Quindi ringraziamo il carissimo V-Quadro per l'obiettivo che ci ha dato, ringraziamolo veramente in realtà, perché come sapete noi dobbiamo sostituire il nostro amatissimo N'Golo Kanté, il mio pupillo. Personalmente mi dispiace tanto che sia andato al Chelsea e mi dispiace soprattutto perché poi con la Roma l'avevamo comprato e ci aveva risolto una stagione facendo veramente benissimo e anche al di sopra delle aspettative. Io francamente sono rimasto stupito, stupefatto dai 12 mesi che ha trascorso nella capitale. Poi qui ci sono anche, per la verità, vari giocatori che non sono al centro del progetto e anzi sono tranquillamente in uscita secondo me. Quindi come al solito partiamo proprio dai giocatori in uscita. Questi, come vedete, sono tutti i giocatori che ho messo sul mercato in prestito o comunque in lista in uscita, diciamo. E tra questi, quelli che spiccano di più ovviamente sono Okazaki e Ulloa, che sono due attaccanti. Però ho deciso di fare questo perché noi, soprattutto nel pacchetto offensivo, siamo ben coperti e volevo comunicarvi una cosa che non vi ho ancora detto, e quindi il modulo che vorrò utilizzare io, che è un 4-3-3. E quindi mi immagino un Jamie Vardy davanti con Mahrez a destra, a sinistra andremo a prendere un attaccante, ma momentaneamente potrebbe giocare Musa, che non è male, mentre puntavo a rinforzare il pacchetto difensivo con un esterno che, ragazzi, ho provato nella demo tanto e che mi fa impazzire. Allora, cos'è che andiamo a fare adesso? Andiamo un attimino a pensare invece ai giocatori in entrata. E quindi partiamo proprio dal terzino sinistro di cui vi parlavo all'inizio. In quella posizione io pensavo di prendere un terzino della Serie A, e quindi Alexandro, che momentaneamente è in forza alla Juventus. Non so se la Juventus avrà intenzione di cederlo, non credo, e sicuramente se lo farà non lo farà a poco. Però è veramente sarebbe veramente un grande acquisto. Mi piace tanto come terzino, può fare anche l'esterno alto e quindi il doppio ruolo sarebbe fondamentale. Io amo questo tipo di giocatori e quindi proviamo un attimino a cercarlo. Informazioni su Alexandro, anche se penso francamente che non siano molto propensi, come dicevo prima, a lasciarlo partire. Poi un altro terzino sarebbe il terzino destro, e qui le scelte da fare sono due in realtà. Una è Bellerin, che sarebbe anche realistico, ecco, da prendere, perché mi ha fatto impazzire nella finale di Champions League Roma-Arsenal dello scorso anno, e quindi sarebbe realistico che un ipotetico Federico Marconi lo cercasse, ed è quello che andiamo a fare. Chiediamo informazioni per Hector Bellerin dell'Arsenal, in questo modo andremo comunque a indebolire una diretta concorrente, dato che comunque Bellerin fa il titolare. E l'altro a cui stavo pensando, anche qui è realistico, e voi sapete quanto io ami tenere il realismo nelle mie carriere, sapete anche quanto spesso e volentieri preferisco lasciare soprattutto i giocatori della Roma a Roma. Però so anche che, dato che è un giocatore, parlo di Alessandro Florenzi, che ci ha aiutato tantissimo nella Roma, ci ha fatto gioire tante volte perché comunque si è messo in evidenza anche con gol bellissimi, e so anche che quest'anno non farebbe il titolare, almeno di partenza, perché c'è Bruno Perez da quella parte, direi un bel Florenzi, un bel bello de nonna, potrebbe anche partire da Roma. Ecco, l'unica cosa per cui lo lascerei a Roma è il fatto che è romano, e io, da romano e romanista, capisco che sarebbe meglio non prenderlo.
Però lo punto perché comunque ci sta, non è poi così surreale che il Leicester punti a prendere il Leicester di Federico Marconi, punti a prendere un giocatore che a Federico Marconi ha fatto gioire tantissime volte, italiano pessimo in questa frase, però ci siamo capiti. E quindi per questa prima parte diciamo che possiamo avanzare con il calendario, vedere un po' quali sono le risposte da parte delle varie squadre e soprattutto anche dal punto di vista giocatore in uscita, e poi vediamo un po'. Arriva la risposta per Alexandro, 56 milioni che sono tantissimi, e quindi io abbasserei a 36, anche perché... no, in realtà di soldi ce ne abbiamo, pensavo di averne di meno. Quindi proviamo comunque 36 più una contropartita, e a questo punto vediamo di quei giocatori che avevamo in uscita. Penso ad esempio a Okazaki, che costa un po', Ucciò costa veramente nulla, quindi andiamo su Okazaki. Non penso che la Juve serva un attaccante, però non si sa mai. Dopodiché c'è anche Bellerin, loro partono da 25 milioni e quindi diciamo che i terzini ce li fanno sudare parecchio. Abbassiamo comunque a 15 milioni. Qui è realistico che l'Arsenal ci chieda tanto, perché comunque intanto Bellerin è un signor terzino, ma poi comunque ricordo che è una squadra rivale e quindi ovviamente c'è sempre questo pericolo. Poi 39 milioni, mentre 40 milioni per Florenzi. E qui la Roma fa bene comunque a chiedere così tanto, però io ovviamente tento di acquistarlo per meno. E per Florenzi 30 milioni ok, ma non di più, quindi momentaneamente puntiamo 30 milioni per Alessandro Florenzi. A questo punto, dopo soli due giorni in cui abbiamo semplicemente messo a punto determinate cose, siamo pronti ad iniziare questo nostro torneo di precampionato e quindi la Coppa Internazionale Europea. Vorrei fare come lo scorso anno con la Roma e quindi farvi un montage dei momenti migliori del torneo, sperando ovviamente di arrivare fino in fondo, e poi ci rivediamo alla fine del torneo per continuare il calciomercato. A dopo. Eccoci all'inizio della Coppa Internazionale Europea con questa gara della prima fase a gironi del torneo prestagione. È pronta la sostituzione. Musa! Che gol! Splendida rete! Stop!